qui dal dischetto che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più. Lorenzo Insigne si prende la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Lucas Paquetá sta per calciare dal dischetto. Uno a uno, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. E adesso è il turno del secondo rigorista. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Ed è una vera gara psicologica fra i due portieri. Vedremo chi avrà la meglio. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Due portieri di fronte, una scena abbastanza inusuale. Una sfida di nervi e di testa fra i due. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Questo è un rigore decisivo. La tensione è palpabile, amici. Rigore perfetto, impossibile da prendere. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro, c'è ancora speranza. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Da qui in poi si va ad oltranza. Un errore ed è finita. Spiazza il portiere in sacca. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Tocca al prossimo tiratore oltranza. Ha scelto il centro della porta. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo! Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Di Lorenzo si fa avanti per tirare l'ottavo rigore. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha preso la decisione giusta. Ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità. Responsabilità. Ci vuole un grande giocatore. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Deve assolutamente parare questo rigore.
tutti i costi e ci è riuscito. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. E ora è il turno del decimo tiratore, nessuno vuole mollare. Palla da una parte, portiere dall'altra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Anche lui, come noi, è probabilmente sorpreso che la lotteria sia arrivata a doverlo coinvolgere. Che nervi d'acciaio, proprio nel mezzo! Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Il Brasile deve segnare a tutti i costi. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. Si infila nell'angolo sinistro della porta. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Immobile, è concentratissimo. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Jorginho si fa avanti per battere il rigore. La piazza in alto e a destra, senza troppi problemi. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Ed è una vera gara psicologica fra i due portieri. Vedremo chi avrà la meglio. Dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Una parata che vale quanto un gol. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio